Grazie vi ringrazio, insomma, ringrazio ovviamente l'organizzazione e tutti voi per essere qua. Eh, andiamo veloce, io sono Luna Bianchi, sono una giurista. Eh, un anno fa ho cofondato Immanence, che è una società che si occupa di valutare gli impatti etici e i rischi etici che derivano dallo sviluppo e dall'applicazione dell'intelligenza artificiale. E di questo ho ancora dei problemi col PC, però nonostante questo, c'è cioè l'intelligenza artificiale, ma il PC non sempre benissimo. Ehm, quindi di questo parliamo oggi, no? di cosa ci a cosa ci serve l'intelligenza artificiale e soprattutto perché dobbiamo approcciarla con una lente etica? No? Allora iniziamo con una domanda, vediamo un po' se... Eh, che cos'è l'etica secondo voi? Qualcuno si sente di rispondere a cosa serve l'etica? Perché parliamo di etica e nella nostra società che funzione potrebbe aver avuto? Vediamo se qualcuno se la sente, di rompere un po' il ghiaccio. Dai, Arianna, no, 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 no. <ride> sei qua? Cosa c'è, insomma, eh, uno letti che cosa pensa, non so, liceo, pensa le, cosa ha studiato i greci, mi immagino un pensiero del genere. Troppo c'è, scusami. Va bene, allora, vi, vi do io una lettura. Dunque l'etica è una struttura eh, artificiale, quindi creata dall'essere umano, che ci serve proprio in realtà a dirigere e a governare quelli che sono i nostri processi decisionali. Ci sono altre cose che abbiamo inventato, no? la legge fa più o meno la stessa cosa, cioè sapendo che dobbiamo eh, attraverso dei processi cognitivi arrivare a delle conclusioni, la società necessita di avere degli strumenti per... Eh, dirigere questi processi decisionali no? per aiutarci a prendere eh, delle decisioni. Questa è la funzione dell'etica, darci una struttura che, aiuti, che ci aiuti a prendere decisioni in modo omogeneo all'interno di una stessa comunità e anche diciamo dandoci una guida rispetto a quello che è bene o male, no? perché l'etica è un po' questo: ci cioè cioè aiuta un po' a dividere che cosa va bene e che cosa eh, non va bene. Continuiamo a sbagliare il pulsante. La decisione nell'essere umano, di fatti, eh, e parto da qui perché questo è fondamentale per capire la differenza tra gli esseri umani e le macchine, no? La decisione nell'essere umano è un processo eh, ovviamente volontario, intenzionale, chiaramente ha una parte logico-matematica eh, importante, no? ma in realtà è un processo che è influenzato da tantissimi altri fattori, è influenzato dal contesto, dal contesto in cui siamo immersi. È influenzato moltissimo dal nostro stato emotivo, dalle nostre emozioni, da quello che sentiamo. È influenzato da quelle che sono dette strategie decisionali, no? eh, che possono essere euristiche o, o, o i bias, di cui parleremo dopo, che sono diciamo, delle scorciatoie, degli escamotage che il nostro cervello mette in piedi per arrivare a delle conclusioni in maniera un po' più veloce, no? senza troppo impegno emotivo. Vi faccio un esempio. Uh, quando tornate a casa da lavoro, facilmente voi non pensate alla strada che fate per tornare a casa, no, voi andate perché quella è un'euristica. Il nostro cervello dice: vabbè, penso, non è che tutte le volte possiamo proprio ricordarci gira a destra, gira a sinistra. Memorizza e ti fa andare in automatico uh, nella strada, nella direzione giusta. La stessa cosa è il bias della conferma, che è qualcos'altro che tutti quanti proviamo in continuazione, no? cioè quella uh, predisposizione diciamo a fidarci. E a um, ritenere più veritiere quelle posizioni, quelle idee che sono vicine alle nostre. No? E questo uh, funziona. Ovviamente questo è il meccanismo del complottismo, della polarizzazione, perché noi tendiamo a stare più vicini alle persone che eh, la pensano come noi e a trovare in continuazione conferme che quella sia la risposta giusta. È chiaro che questi sono dei meccanismi, no? quindi non sono sempre efficaci, delle volte ci danno una, una versione diciamo, ehm, poco, eh, poco chiara e poco ehm, reale diciamo, del mondo in cui viviamo, ma sono meccanismi naturali che abbiamo imparato. Ecco, eh, è importante capire come l'essere umano prende delle decisioni, perché in realtà la macchina, l'intelligenza artificiale, funziona in maniera molto diversa. Eh, quindi faccio un brevissimo, eh, voglio spiegarmi molto velocemente come funziona oggi un machine learning, no? che è un po' l'intelligenza artificiale con la quale abbiamo più a che fare nella vita di tutti i giorni. Eh, delle IA generativa parleremo brevemente dopo, ma eh, insomma è importante perché il processo decisionale è quello che ci aiuta a capire perché abbiamo bisogno dell'etica. In realtà eh, machine learning sono macchine che imparano, questo è abbastanza facile, da cosa imparano? Imparano da una mole enorme di dati che vengono inseriti nei database, no? come fossero degli Excel che contengono tutte le informazioni. Questi database vengono elaborati da degli algoritmi, quindi delle formule matematiche e statistiche, noi l'algoritmo è un po' come una ricetta eh, di cucina, puoi fare così, prendi questo, questa quantità, eccetera. Vengono elaborati tutti questi dati perché la macchina possa tirar fuori delle correlazioni all'interno di questi dati che le permettano di prendere delle decisioni o fare delle previsioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina prende delle decisioni, e questo è fondamentale, prende decisioni che impattano poi la società nella quale viviamo, su una base ehm, soltanto logico-statistica e matematica. Questo è molto diverso da quello, dal modo in cui noi, esseri umani, prendiamo una decisione. No? Allora, visto che le decisioni dell'intelligenza artificiale oggi impattano la vita di tutti noi, no? perché eh, voglio dire, se vi concedono un mutuo, oggi facilmente c'è stata un'intelligenza un artificiale che vi ha valutato come persone singole e ha deciso se il mutuo sia qualcosa che vi, vi può essere concesso o meno. Uh, il vostro curriculum nel momento in cui voi applicate per una posizione uh, lavorativa, molto facilmente è stato preselezionato da un'intelligenza artificiale che ha detto all'HR se quel curriculum può andare o non può andare bene per la posizione. Quindi l'intelligenza artificiale è nella vita di tutti noi e sta decidendo moltissimi aspetti della nostra vita. Ora, se l'essere umano ha la parte emotiva, le strategie decisionali e ha inventato la legge, ha inventato l'etica, ha inventato tutta una serie di strutture che aiutino questo processo decisionale. È chiaro che basare una decisione su un solo processo logico-statistico non è sufficiente per rispettare quelli che sono i valori umani. No? Allora, a questo ci serve l'etica. L'etica nella tecnologia ci serve a questo: a controllare e a innestare in continuazione attraverso una relazione che mettiamo in piedi con la macchina un modo di prendere decisioni che sia effettivamente umano, che sia rispettoso di quelli che sono i principi che abbiamo messo eh, nella nostra società e che applichiamo nei nostri processi decisionali. Facciamo un pezzo avanti, quindi abbiamo visto eh, processi decisionali. I eh, processi decisionali sono importanti perché l'intelligenza artificiale impatta la nostra società. E come impatta la nostra società? Allora, l'intelligenza artificiale è definita uno strumento sociotecnico, nel senso che è una tecnologia sociale, nel senso proprio reale del fatto che gli esseri umani all'interno dell'intelligenza artificiale sono l'input, perché l'essere umano è quello che inventa l'intelligenza artificiale, è quello che sviluppa, commissiona, costruisce l'intelligenza artificiale, quindi sta all'inizio dell'intelligenza artificiale, no? ma è anche il soggetto che viene. Per l'appunto impattato, perché abbiamo detto il mutuo, abbiamo detto Netflix, conosciamo i social media, eh, voglio dire in ambito medico, in ambito lavorativo. L'essere umano è all'interno dell'intera catena dell'intelligenza artificiale. Quindi è sociotecnico all'intelligenza artificiale perché c'è una relazione continua di evoluzione oggi tra la macchina e l'essere umano. Allora. Questo ve lo vorrei spiegare con un esempio molto, eh, molto famoso nella letteratura della tecnologia, della politica della tecnologia, ma anche molto chiaro. Eh, è un esempio degli anni Ottanta, eh, sono i ponti di Robert Moses. Robert Moses era un architetto new yorkese, eh, che tra gli anni 30 e 70 del secolo scorso è stato incaricato eh, del piano di urbanizzazione, eh, di, insomma di rivedere il, il piano urbanistico della città di New York. Oltre ad essere un architetto era anche un personaggio politico ed era piuttosto noto nella società perché aveva delle idee razziste, classiste, piuttosto diciamo estremiste, eh, diciamo, diremmo oggi. No? Tra, tutto, tra tutti insomma, i lavori di cui si è occupato in quegli anni, eh, si è occupato anche dei ponti che attraversano le strade ancora oggi, eh, che portano da New York a Long Island. Long Island, la spiaggia di New York, no? chiaramente. Come sono stati progettati questi ponti? Questi ponti sono stati progettati più bassi del normale, più bassi dello standard dei ponti. Perché? Perché in questo modo io permetto solo a chi ha un'auto privata, e quindi le persone medio-borghesi, eh, no, medio-ricche, bianche chiaramente, di raggiungere eh, le spiagge di New York ed escludo fisicamente. Tutte quelle fasce di popolazioni più marginalizzate, più povere, che per muoversi usano i mezzi pubblici, chiaramente persone nere in primis, ispaniche, insomma eh, è chiaro che poi è, è facile non riconoscere eh, i gruppi sociali all'interno della popolazione. Allora, quello che, che succede oggi, come succedeva una volta con i ponti, oggi succede con la tecnologia, è che chi, costru chi costruisce degli artefatti. Quindi, dei uh, ripeto che siano ponti o sia chat GPT, in realtà sta costruendo ambienti, sta costruendo modi di essere perché ci permette o non ci permette di fare delle cose in quegli ambienti, permette a delle persone di fare delle cose ed esclude altre. Quindi, quando parliamo di tecnologia oggi, non parliamo di strumenti, ma parliamo di modi di essere e parliamo di modi in cui la nostra società domani sarà. Allora, questo è il motivo per il quale è eh, importantissimo ricordarci che la tecnologia non è neutra, la tecnologia non è uno strumento neutro, la tecnologia è un agente politico, ha una forza politica, incide e costruisce la società nella quale viviamo e soprattutto quella in cui andremo a vivere eh, domani. Questo ci interessa eh, proprio perché è politica e quindi come i ponti di prima. Riproduce, no? incorpora la tecnologia oggi, incorpora quelli che sono le nostre strutture sociali. Eh, Moses era una persona razzista e classista e, pertanto, ha costruito dei ponti che escludono no? le persone povere o le persone eh, nere, in quel caso, sicuramente, da una serie di spazi. No? Ma questo succede in tutte le tecnologie che oggi. Ehm, con le quali oggi abbiamo a che fare, no? perché quello che la tecnologia fa incorporando la nostra struttura di pensiero, i nostri pregiudizi, quei bias di cui parlavamo prima, gli stereotipi, è che in realtà li amplifica no? perché è un amplificatore di questi sistemi di pensiero. Allora, uno può dire: sì, vabbè, però, ok, anche gli esseri umani discriminano, anzi, purtroppo siamo in un periodo storico in cui questo lo vediamo eh, succedere direi, giornalmente, no? Dov'è la differenza? Beh, la differenza è nella scala, però, perché quando una macchina discrimina, la scala di quella discriminazione cambia completamente. Non è una decisione singola di una persona, ma è una decisione singola che impatta miliardi, centinaia di milioni, insomma, fette larghissime della popolazione. E vi faccio due esempi semplicissimi. Uno sono i software di riconoscimento facciale. Uh, C'è uno studio di settembre di quest'anno, l'ennesimo, ma giusto per portarvi il più recente, uh, dell'MIT, eh, che ci dice come i software di riconoscimento facciale ancora oggi sanno indovinare nel 99% dei casi il sesso di una persona dal viso. A meno che tu non sia nero, chiaramente, perché se sei nero invece la macchina continua a sbagliare nel 35% dei, dei casi. E questo perché? Perché abbiamo allenato quella macchina con meno dati di persone nere e molte dati per, di persone bianche, no? perché la società in cui è stata sviluppata quella tecnologia è, tecnologia è una società a maggioranza bianca, quindi ha dei riferimenti bianchi e quindi costruisce delle tecnologie che sono, eh, diciamo, eh, costruite per un certo tipo di popolazione piuttosto che Amazon che ha dovuto ritirare dopo pochi mesi un, uh, un algoritmo che aveva sviluppato per una preselezione dei curricula, quando si è reso conto che per tutte le posizioni dirigenziali non venivano mai selezionate le donne. Perché? Perché era stato allenato con i dati di Amazon che non aveva donne nelle posizioni dirigenziali e quindi la macchina aveva imparato che il genere fosse una, una caratteristica fondamentale per decidere se tu andavi bene o non andavi bene que per quella posizione. Ah, questa è la differenza. No? Quello, che, eh, quello che succede è che le macchine, eh, se non, non, non c'è un controllo la, dalla parte, eh, da parte degli esseri umani, no? eh, si portano dentro, incorporano i nostri pensieri, ma non è che li riproducono nello stesso modo, li industrializzano. Standardizzano un sistema di pensiero e lo cristallizzano. Questo vuol dire che rimaniamo anche fermi oltretutto a una visione del mondo che, peraltro, non è già oggi più adeguata ai tempi in cui, in cui, siamo, in cui stiamo vivendo. Allora, questo è eh, il motivo per il quale l'essere umano è così fondamentale ancora nell'intelligenza artificiale. Non è fondamentale è l'essere. E, e voglio dire, è la componente principale dell'intelligenza artificiale. Perché applicare il pensiero critico, applicare eh, l'etica è qualcosa che può fare solo l'essere umano. La macchina non ha nessun modo per farlo. Non, non solo non possiamo tradurre in numeri no, questi concetti, ma la macchina non ha modo di interiorizzare le emotività e, e questi tipi di pensieri. Questa è una frase. Eh, di più di 50 anni fa, era a metà degli anni 60, Joseph Wensenbaum è, è colui che ha inventato diciamo la nonna di ChatGPT, cioè il primo chatbot esistente, LISA. Era un software ovviamente estremamente semplice, no? Ma eh, i, i temi che ha posto negli anni 60 sono gli stessi, che incredibilmente, riusciamo a porci ancora adesso, no? Cioè, attenzione perché quello è un computer, quello è un software, quello funziona su base logico-matematica, non possiamo pensare che riproduca la modalità di pensiero, di ragionamento degli esseri umani. Quindi questo è il motivo per il quale abbiamo bisogno, di, eh, abbiamo bisogno degli esseri umani nel processo decisionale della macchina, perché la saggezza, l'etica, il giudizio, quello che è giusto o è sbagliato, lo possiamo applicare solo noi. E l'essere umano è... Il centro dell'intelligenza artificiale. E, ehm, mi sembrava interessante, importante, anzi più che interessante, portare oggi questa centralità eh, di ruolo dell'essere umano all'interno dell'intelligenza artificiale. Proprio perché, eh, insomma, siamo a Creative Mornings eh, e sappiamo benissimo che di recente anche tutto il comparto creativo no? è stato impattato dalle intelligenze artificiali, con, insomma, diverse onde di terrore che si sono sviluppate tra, tra, tra tutti quelli che si occupano di creatività e di arte, che fino ad oggi erano stati poco intaccati. L'intelligenza no? um, artificiale sta portando dei cambiamenti all'interno della nostra società eh, molto grossi, no? Vu Vuol dire, sta cambiando non solo le cose, ma sta cambiando il modo in cui noi facciamo le cose. Sta cambiando, o voglio dire, ci porterà a cambiare il modo in cui facciamo la maggior parte dei lavori, che sia voglio dire, il medico, l'avvocata o il creativo, la creativa. Ma questo non significa, e vorrei che su questo andassimo a ragionare insieme, non significa che l'intelligenza artificiale va a sostituire l'essere umano. In realtà ci pone delle nuove questioni, ci pone delle nuove sfide. In ambito lavorativo ci pone delle nuove sfide. Dobbiamo reinventare e ripensare al ruolo dell'intelligenza artificiale nella nostra, nella nostra vita. E l'ambito creativo forse? Neanche uno degli ambiti più interessanti da cui partire. Diciamo che ci sono diverse questioni che, che possono eh, essere eh, messe sul tavolo. No? E di nuovo partirei da un esempio. Partiamo dall'ambito della moda, che è un ambito che io conosco abbastanza, quindi mi, mi, trovo, mi trovo a mio agio. Ora, prendiamo un modello di AI generativa no? che genera immagini. Eh, il funzionamento è molto simile a quello che ci siamo detti prima sul machine learning. Ovviamente la mole di dati con cui quelle intelligenze generative vengono allenate è molto più ampio e, e insomma, e, quindi diciamo un, un modello di AI generativa che genera immagini, ha studiato, ha, ha elaborato miliardi di immagini, di bozzetti, di sfilate, e, di vestiti, no? Ma l'intelligenza artificiale non sa che cos'è l'abbigliamento, non sa che cosa servono i vestiti, non sa perché ci mettiamo i cappotti, perché usiamo la lana, perché usiamo le borse, cosa servono, abbiamo delle cose da portarci, il portafoglio, non sa perché non ha nessuna comprensione di quello che non è, che è diverso da quello che ha visto statisticamente in delle immagini. Quindi se non abbiamo l'essere umano in questo processo, la macchina può anche tirare fuori delle immagini bellissime, dei vestiti pazzeschi, ma se non sa che a noi serve la borsa perché io ci devo mettere dentro le chiavi di casa, e non sa che d'inverno mi devo mettere per forza un cappello di lana perché sennò fa freddo, perché non sa cos'è il freddo, cioè, capite che possiamo ridimensionare la paura che abbiamo delle macchine in questo caso? Perché non, a quel punto lì non arriveranno, in questo momento sicuramente non siamo lì. Allora quello su cui si lavora in ambito creativo, in ambito di ricerca oggi, è un processo di co-creazione. Cioè, l'essere umano, l'artista, il creativo, deve co-creare con la macchina, deve parlare, deve trovare una relazione con la macchina perché dando input alla macchina e facendosi influenzare da quello che è l'output della macchina, possa aumentare la propria creatività. Ma non dobbiamo pensare a una sostituzione, a un replacement di quello che è il pensiero umano, la creatività, l'originalità e la voglia di inventare. Questo non è possibile oggi. Quella è una lavatrice, sono un po' uh, dura, ma è una cosa che dico sempre. Non è una lavatrice, chiaramente, però... L'importante, cioè quello su cui ci dobbiamo concentrare oggi, soprattutto chi di voi fa un lavoro creativo, è iniziare a capire come mettere in piedi questa relazione con un'intelligenza artificiale, come utilizzarla per aumentare il proprio spazio visivo, il, il proprio spazio creativo. Peraltro questo di per sé è già un processo creativo, quindi mi sembra un processo molto divertente, se devo dire, no? pensare a come l'essere umano e la macchina devono andare a dialogare domani. E c'è un altro tema uh, che eh, è molto importante oggi, sul quale di nuovo chi, chi si occupa di creatività uh, deve pensare di ragionare. Perché certo questi strumenti generativi sono fantastici, io uso moltissimo ChatGPT, uh, insomma eh, sono davvero di grande aiuto no? e, e riducono eh, i tempi di, di, di molte attività. Dopodiché eh, c'è ris il rischio che eh, abbassiamo il livello di creatività e di originalità e di capacità inventiva degli, um degli esseri umani per due motivi. Uno perché gli esseri umani diventano pigri, lo sappiamo perfettamente, no? appena c'è un divano e mi siedo, bello comodo, aspetta che adesso faccio fare la macchina, questa cosa, io faccio meno e quindi perdiamo l'esercizio no? a, a, a utilizzare le nostre esperienze per creare qualcosa di nuovo. Dall'altra parte questi modelli generativi sono probabilistici, sono statistici. Prendono quello che hanno visto che già esisteva, che già esiste, lo rielaborano e lo risputano fuori. In realtà non c'è niente di nuovo no? che viene immesso in questo processo. È tutta una rivisitazione, una riproposizione di qualcosa che c'è già stato. Quindi. Vuol dire se noi poi da una parte noi ci imprigriamo e pensiamo che quello sia e diventi il livello creativo, quindi solo riproporre in maniera statistica qualcosa che è già esistente, allora lì abbiamo poi un abbassamento davvero di quello che è, eh, diciamo, il grado. No? abbiamo un appiattimento del grado di, di creatività della nostra società nel suo complesso. Questo è molto pericoloso. Peraltro eh, le, le, i modelli di AI generativa che vengono, eh, questo è già ampiamente dimostrato, modelli di AI generativa che vengono allenati con immagini sintetiche, quindi con immagini creati da altri modelli di AI generative sono scarsissimi hanno delle performance bassissime perché in realtà la profondità ora non, non adentriamoci in temi troppo filosofici ma la profondità di un'opera creata da un essere umano è completamente diversa dalla profondità di un'opera creata da una macchina allora, cavolo, se io alleno una macchina solo con del, de, dei dati statistici, quella macchina poi perderà di granularità, di profondità, di creatività e non riuscirà, non sarà più mica performante come il Dalì che abbiamo conosciuto sei mesi fa. Sarà tutto più appiattito, più grigio, più basso. Ah, questo è un compito importante. Eh, insomma, ovviamente, qui parlo ai creativi, ma non solo, no? Eh, e e no, non parlo solo ai creativi perché. Il problema non sono le macchine, chiaramente, no, questo è, è, è alla fine spero che questo vi rimanga molto. Il problema non è l'intelligenza artificiale, il tema sono le persone, le persone che stanno dietro l'intelligenza artificiale, chi la commissiona, chi la costruisce, chi la usa? Tutti. Queste sono scelte che noi prendiamo, come utilizzare la tecnologia è una scelta che facciamo noi, come indirizzare, quindi di conseguenza per quello che abbiamo visto prima. La tecnologia e quindi la società di domani, questa è una scelta nostra ed è una scelta di ogni secondo della nostra vita. Quello che voi fate tra mezz'ora influerà su questo. Perché in realtà abbiamo molto potere decisionale, abbiamo molto potere di scelta, di quella scelta di prima, no? di mettere eh, dentro tutti quelli che sono dei fattori che le influenzano. Perché eh, oggi possiamo decidere che l'intelligenza artificiale deve essere qualcosa che serve. Eh, Solo quelle 7-8 persone che eh, hanno inventato gli algoritmi, no? che siano Elon Musk, Sam Altman o, o Zuckerberg, che non, proprio, diciamo, non sono proprio lo specchio della diversità della nostra società, né no? in diciamo, eh, termini di origine né in termini di genere, in nessun, da nessun punto di vista sono un esempio di diversità. Noi possiamo decidere se sono loro che decideranno della tecnologia e quindi decideranno della società di domani, o se vogliamo essere parte attiva in questo processo di ricostruzione e revisione della società. Secondo me dobbiamo essere parte attiva, ognuno può fare un pezzo, ognuno si deve, secondo me, eh, mettere in prima linea per capire che cos'è intelligenza artificiale, capire come costruire questa relazione con l'intelligenza artificiale. Perché torno alla domanda iniziale, eh, l'etica può essere nativa? Della tecnologia? Ma la risposta è chiaramente no, perché abbiamo, abbiamo capito che l'etica non è già nativa dell'essere umano, poi tantomeno potrà essere la tecnologia, no? Però forse la cosa è diversa. Non è che dobbiamo pensare che sia naturale nella tecnologia, ma dobbiamo capire come renderla costantemente un, una caratteristica eh, che, che fa parte del processo decisionale della tecnologia. Allora parliamo di processi. Allora l'etica sono i processi che si sviluppano dalla relazione continua che l'essere umano mette in piedi con la macchina, con l'intelligenza artificiale. Ed è lo sforzo che l'essere umano fa costantemente per innestare nel processo decisionale, nel processo di utilizzo e quindi nella relazione che ha con la macchina la sua visione etica, la sua visione di mondo, di società e che quindi eh, aiuti la società ad evolvere con la tecnologia in una direzione che sia rispettosa di quelli che sono i nostri diritti, i nostri valori e, e quello su cui, quello che crediamo debba essere, insomma, la direzione della, della nostra società futura. Io, qui ci sono tre, insomma, punti takeaway, diciamo, importanti. Um, Innanzitutto la decisione umana non è esclusivamente razionale, c'è cioè una parte emotiva importante, questa è la differenza tra noi e le macchine ed è importante che ce la ricordiamo perché non è uguale una decisione di una macchina. La tecnologia fa politica, prende decisioni politiche oggi, come i ponti prima, i ponti anche oggi, ma certamente la tecnologia è più pervasiva, entra in tantissimi aspetti anche senza che ce ne rendiamo conto della nostra vita. Il rapporto tra gli esseri umani e la macchina deve diventare un rapporto collaborativo, non dobbiamo aver paura, non facciamoci spaventare da tutte queste storie fantascientifiche, apocalittiche, oddio, distruggerà l'umanità, non distruggerà l'umanità, è una scelta nostra questa. Quelli sono, eh, quelli sono strumenti di marketing di chi la, la tecnologia la sta costruendo. Ma non la sta testando, non la sta verificando? Non sta pensando alla società alla quale verrà applicata. E invece di prendersi la responsabilità delle scelte di design che sta facendo oggi preferisce dire Attenzione, guarda che forse vi ci mangerà tutti. E eh no, e eh non ci mangerà tutti. Questa è una scelta, la prendiamo noi, la, la state disegnando voi questa tecnologia. Siete responsabili delle scelte che prendete, perché altrimenti sono messaggi di marketing e basta. Quindi. Costruiamo una relazione con la tecnologia e non abbiamo paura. È uno strumento meraviglioso in realtà, che può migliorare moltissimo la nostra vita, ma può farlo. E questa è solo una nostra scelta. Grazie.